Amici di Storie Fuori Gioco, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la webserie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili del mondo del calcio. C'è stata una squadra capace di rimanere nella storia del calcio italiano pur senza riuscire a vincere nulla. Un campionato indimenticabile, forse irripetibile, che ha garantito un record incancellabile. 30 partite senza neanche una sconfitta, un campionato intero di Serie A senza subire KO. Il Perugia di Ilario Castagnier, che nella stagione 1978-79 terminò il campionato imbattuto, sfiorando lo scudetto poi conquistato dal Milan. Solo lo stesso Milan nel campionato 1991-92 e la Juventus nella stagione 2011-2012 furono capaci di eguagliare il record degli Umbri nella storia del calcio italiano. È dunque il momento di raccontare la storia del Perugia dei Miracoli, il record dei Grifoni, imbattuti ma secondi. Come spesso è avvenuto nel corso degli anni 70 e 80, le grandi imprese del calcio di provincia nascono con progetti studiati a lungo e portati avanti a lungo termine. Nella stagione 1978-79 il Perugia è al quarto campionato di Serie A della sua storia, il quinto con Ilario Castagnier in panchina, che dopo aver portato in Serie A i Grifoni per la prima volta in assoluto nel 1975, ha mantenuto sempre la squadra tra il sesto e l'ottavo posto negli anni precedenti a quello dell'impresa. Non che gli scossoni non siano mancati agli Umbri, che nella stagione precedente vissero la terribile disgrazia della morte in campo di Renato Curi e che avevano perso in estate sul mercato due colonne come Amenta e Novellino, approdati rispettivamente alla Fiorentina e al Milan. Ma Castagnier era arrivato al culmine del suo progetto tecnico, in molti ritengono che quella squadra fu la prima a disegnare tatticamente quel 4-2-3-1 che poi divenne di moda negli anni 2000, questo per esaltare le qualità di Franco Vannini, mezzala tipica per l'epoca, ma probabilmente uomo chiave dell'orchestra di Castagnier. Con un centrocampista di movimento e sostanza come Butti a coprire le spalle ai solisti. Come spesso avviene quando gli underdog riescono a competere per il titolo muovendosi come meccanismi a orologeria, ci sono due ali velocissime col vizio del gol, ovvero Walter Speggiorin e Salvatore Bagni. Mentre la difesa si giovava di un'ottima coppia di centrali, un raffinato libero come Pierluigi Frosio, capitano della squadra, e uno stopper arcigno come Mauro Della Martira. In più, dalla Fiorentina arrivò Gianfranco Casarsa, che Castagnier si divertiva a far muovere da falso 9, imitando un po' di movimenti di Ideguti nella Grande Ungheria. Uno scenario davvero affascinante ma molto complesso per una squadra che, pur forte degli ottimi risultati della stagione precedente, partiva essenzialmente per salvarsi senza problemi con la competitività della Serie A 16 squadre, che all'epoca era altissima e soprattutto non proteggeva alcuna compagine né dentro né fuori i circuiti metropolitani dal pericolo retrocessione in caso di annata particolarmente storta. Il presidente Franco D'Attoma, artefice di quell'incredibile squadra, crede fortemente nella qualità dei suoi, ma le sue speranze riguardano principalmente uno dei quattro posti che portano in Coppa UEFA. Impossibile osare di più. E invece, come spesso accade in campionato, chi ben comincia è a metà dell'opera. Il Perugia ha un inizio di calendario molto duro, ma supera gli ostacoli di slancio. Pareggia a San Siro contro l'Inter, batte la Fiorentina allo stadio di Pian di Massiano, intitolato a Renato Curi nella stagione precedente, e alla quarta giornata si guadagna le copertine dei giornali battendo la Juventus a Torino. Segnano Speggiorin e Vannini e dopo il successo di Bergamo alla sesta giornata, il Perugia è solo in testa alla classifica, venendo agganciato dal Milan guidato in panchina da Nils Liedholm dopo il pareggio a Roma contro i giallorossi all'ottava giornata. Il 3 dicembre 1978 si gioca lo scontro diretto ed è sempre Vannini l'uomo chiave del Perugia. Gol lampo e Umbri in vantaggio fino a metà ripresa, quando Dustin Antonelli regala al Milan il pari. Il Perugia pareggia 3 delle successive 5 partite di campionato, fino alla fine del girone d'andata, contro Napoli, Verona e Lazio. Alla 15esima il Bologna è battuto 3-1 al Curi, ma è il Milan ad essere campione d'inverno, a +3 sul Perugia che chiude l'andata imbattuto con 7 vittorie e 8 pareggi.
L'imbattibilità dei grifoni inizia a far parlare l'Italia che segue il calcio. Oltre a Vannini, le qualità di Salvatore Bagni fanno discutere molto e in tanti iniziano a parlare di nazionale, considerando che già in Under 21 l'ala sta facendo grandi cose. In molti però pensano che la bolla perugina si sgonfierà. A Vicenza c'è un altro pareggio con un botta e risposta tra Paolo Rossi e Bagni. Poi il 4 febbraio 1979 contro l'Inter l'imbattibilità sembra irrimediabilmente persa. I nerazzurri passano in vantaggio di due reti a fine primo tempo con i gol di Altobelli e Muraro. Vannini accorcia le distanze a inizio ripresa e poi deve uscire per un grave infortunio dopo uno scontro con Fedele. Ma al terzo minuto di recupero, in inferiorità numerica, Antonio Ceccarini trova il gol che si rivelerà decisivo per il record del Perugia a fine stagione. Contro Fiorentina e Juventus la striscia di pareggi consecutivi si allunga a 4, poi ad Avellino nel finale di partita Bagni trova il gol che vale il ritorno alla vittoria. Il Milan però nel frattempo è volato a più 4, ma con Vannini fuori con una gamba rotta e Frosio infortunato, il Perugia sembra privo di due pedine fondamentali per credere davvero nello scudetto. In più l'11 marzo del 1979 i grifoni battono al Curi l'Atalanta, ma il portiere nerazzurro Bodini viene sostituito da Pizzaballa dopo essere stato colpito da un oggetto contundente piovuto dalle tribune. La gara resta sub iudice, ma poi la vittoria dei grifoni viene confermata, nonostante non sia inusuale all'epoca subire lo 0-2 per lancio di oggetti in campo. Arrivano altri tre pareggi consecutivi contro Ascoli, Roma e Torino, ma il 1 aprile 1979 il Milan perde in casa contro il Napoli e la settimana successiva, l'8 aprile, la classifica recita: Milan 35 punti, Perugia 33. Lo scontro diretto al Curi, se vinto, garantirebbe l'aggancio in vetta agli uomini di Castagnier. Tra il 15esimo e il 17esimo del primo tempo vengono fischiati due rigori, uno per parte. Gli specialisti Chiodi e Casarsa non sbagliano, poi la partita è molto tesa, a tratti bruttina. L'1-1 sembra mettere il Milan in pole position per la conquista del titolo e così sarà. Il Perugia chiuderà con due vittorie in casa contro Napoli e Lazio e tre pareggi in trasferta contro Catanzaro, Verona e Bologna. 11 vittorie e 19 pareggi, 41 punti contro i 44 del Milan che conquista lo scudetto della Stella. Al Perugia resta il record di imbattibilità, 30 partite su 30 senza sconfitte, la miglior difesa del campionato con soli 16 gol incassati e la qualificazione in Coppa UEFA, la prima in assoluto in Europa nella storia del sodalizio umbro. 9 gol per Speggiorin e 8 per Bagni. Unica nota amara tra le individualità, la doppia frattura che costrinse Franco Vannini all'addio al calcio giocato a soli 31 anni. A ben vedere però l'impresa è sempre stata velata da un pizzico di rimpianto. I protagonisti di quel Perugia sono sicuri che con Vannini e Frosio a pieno regime, nel finale di campionato il tricolore sarebbe divenuto realtà. In più, nelle molte interviste rilasciate commentando quell'impresa, il tecnico Ilario Castagnier e Salvatore Bagni ricordarono come il Perugia forse non credette abbastanza, proprio a causa di quegli infortuni, nella possibilità dello scudetto, in particolare dopo lo scontro diretto col Milan, puntò a mantenere il record di imbattibilità, prendendosi qualche precauzione di troppo e tradendo almeno in parte il gioco all'avanguardia mostrato per tre quarti di campionato, puntando ad arrivare senza sconfitte alla 30esima giornata. Così fu e quella squadra entrò comunque nella leggenda del calcio italiano e non solo della città di Perugia, che da quell'anno ebbe la sua formazione storica immortale da snocciolare a memoria come una filastrocca. Malizia, Nappi, Ceccarini, Frosio, Della Martira, Dal Fiume, Bagni, Butti, Casarsa, Vannini, Speggiorin. Se il video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un like e soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!